Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare e configurare un buzzer per il nostro drone FPV. Avere un buzzer installato sul nostro quad è fondamentale per riuscire a trovarlo velocemente in caso di caduta. Infatti, perdere i punti di riferimento col volo FPV è piuttosto semplice e cadere sull'erba alta può farci perdere diverso tempo nelle ricerche se non siamo aiutati da un segnale acustico. Inoltre, possiamo impostarlo in modo che suoni quando la batteria è scarica. Questa caratteristica è utile se abbiamo un radiocomando che non supporta la telemetria o un flight controller senza USD. Per procedere all'installazione ci basterà un buzzer, due termorestringenti piccoli e due cavi. Tutti i flight controller hanno due pad dedicati al buzzer, solitamente si individuano facilmente, altre volte invece non ci sono riferimenti precisi. In questo caso basterà consultare il manuale del flight controller per trovare i pad dedicati al buzzer. Per prima cosa saldiamo i cavetti nei piedini del buzzer. Per convenzione saldiamo un cavo nero nel negativo ed uno rosso nel positivo. Nel buzzer abbiamo inciso un più che indica il piedino positivo. L'altro è il negativo. Dopo aver prestagnato i piedini e i cavetti, procediamo alla saldatura. Successivamente sistemiamo i termorestringenti riscaldandoli con un accendino. Infine saldiamo i cavi nel flight controller ricordandoci di rispettare le polarità e una volta terminato avviamo Betaflight per associare una switch al buzzer. Ora andiamo in mode. Quindi andiamo su Beeper e clicchiamo Add Range. Poi scegliamo il canale AUX su quale abbiamo associato il buzzer, nel mio caso l'AUX 2. Assicuriamoci che quando azioniamo la switch l'indicatore vada nella barra arancione. Possiamo salvare e uscire. Ora non ci rimane altro che provarla. Perfetto, funziona. Questo era il mio tutorial su come collegare e configurare un buzzer. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.